Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, scorsa volta mi avete visto con la tuta, oggi mi vedete con il camice, sì perché mi occupo sia di allenamento ma anche di osteopatia. Oggi volevo darvi qualche consiglio riguardante la postura, perché so che molti di voi in questo periodo stanno lavorando ancora in smart working. Cosa importante quando si lavora in smart working? Ovviamente si lavora da seduti, la cosa più importante sarebbe lavorare ovviamente su una sedia, non rimanere sul divano, non rimanere sul letto, ma sedersi sempre su una sedia con una bella scrivania. Però, qual è la postura da mantenere quando lavoriamo sulla sedia? Allora, la schiena deve stare totalmente poggiata allo schienale. Vi faccio vedere laterale. La schiena totalmente poggiata allo schienale, le piante dei piedi ben poggiate a terra, il sedere lo spingiamo verso dietro e si mantiene questa posizione. Ovviamente si guarda avanti, il computer non deve stare né troppo alto né troppo basso, ma all'altezza degli occhi. Questo, ragazzi, ci può veramente salvare da un punto di vista posturale. So che molti di voi soffrono anche di dolori a livello cervicale, quindi una cosa che si può fare quando si sta a casa, se sentiamo proprio tensione a livello del collo, possiamo andare ad allungare il muscolo. Quindi che cosa facciamo? Incliniamo la testa lateralmente, abbassiamo la spalla. Ovviamente la spalla opposta al lato in cui incliniamo, quindi se incliniamo verso destra abbassiamo la spalla sinistra e ci aiutiamo con la mano, andremo ad allungare tutta questa parte qui del corpo. Lo facciamo per un minuto, facciamo poi stessa cosa dall'altra parte, abbasso la spalla destra, inclino la testa a sinistra e mantengo un minuto. E poi possiamo farlo anche verso avanti, con entrambe le mani dietro la nuca, vado ad allungare la parte posteriore del corpo. Tutto questo per un minuto. Ecco ragazzi, allora questi sono dei piccoli consigli che se fatti ripetutamente e quotidianamente possono davvero salvarci la vita e risolverci alcune situazioni che si possono andare a creare sia durante lo smart working ma anche quando stiamo da casa, quando stiamo seduti, quando stiamo sul divano. Si possono presentare dei dolori che cambiando leggermente le nostre abitudini possiamo andare a migliorare. Vi auguro buona giornata a tutti e buone feste. Ciao a tutti!